tra Triestina e Livorno, Vicenza Treviso 1-1 lunedì alle 20.45, Sassuolo Ancona. Dai risultati alla classifica della 18ª giornata, l'Empoli nonostante la sconfitta rimane in testa alla classifica con 31 punti, 5 sguardi. Torna la vittoria dopo 10 giornate contro l'Empoli, il neotecnico Colomba pesca Bilingheri dalla panchina e viene ripagato dal jolly da fuori area che muore sotto l'incrocio. Finisce in parità l'attesissimo derby tra Avellino e Salernitana, Soligo spezza l'equilibrio irrompendo sulla conclusione di Di Napoli respinta dal palo. Neanche il tempo di esultare che Coman fa esplodere il Partenio con il diagonale di destra su sponda aerea di Pellicori. Dopo aver sofferto per tutto il primo tempo, il Bari doma il Piacenza e vola ai piani alti della classifica grazie alla rete di Kamata su assist all'indietro di Barreto. Prima vittoria in casa per il Cittadella che doma senza difficoltà il Brescia. Bonvissuto inventa un passaggio no look per Meggiorini che si presenta tu per tu con Viviano e lo beffa sotto le gambe. Il 2-0 ad inizio riprese è un capolavoro firmato Carteri. Il centrocampista al primo gol in B scherza due avversari in dribbling prima di infilare con il destro sul secondo palo. Tonfo clamoroso del Grosseto che cade 3-1 in casa contro il Rimini. Marco Carparelli porta in vantaggio i maremmani scartando Catacchini prima di trafiggere Pugliesi. La risposta è generata dal sinistro di Vantaggiato che tiene basso il pallone e non lascia scampo a Caparco sul primo palo. Nono gol stagionale per lui. I romagnoli passano a sorpresa in vantaggio ad inizio ripresa, ma Docente deve ringraziare il pasticciaccio brutto della coppia abruzzese Caparco. La difesa del Grosseto è inguardabile, Freddi regala la doppietta Vantaggiato sbagliando il retropassaggio di testa. L'attaccante del Rimini è il nuovo capocannoniere con 10 gol. Arachiri casalingo del Mantova che dopo un quarto d'ora è in vantaggio di due reti ma si fa rimontare dal Modena. Al nono in transizione veloce il sinistro di Locatelli illumina Tarana, esterno destro e Frezzolini non ha scampo. La ripartenza di Virgiliani è letale anche in occasione del secondo gol che porta l'autografo di Rizzi sul lancio di Tarana. Il Modena però non si arrende e Sassa Bruno dal dischetto riapre la contesa al 29esimo. Ad un quarto d'ora dalla fine il numero 9 giallo-blu difende bene il pallone e disegna con il destro la sua 8ª gioia stagionale che produce un punto prezioso per gli emiliani. Terza vittoria consecutiva per il Pisa che chiude la striscia di 13 risultati utili del Parma. Lucarelli trasforma il sesto rigore della sua stagione per il vantaggio ducale alla mezz'ora. Da un capitano all'altro, Braiati segna il suo primo gol stagionale incornando di testa sul cross pennellato dalla destra da Degano. Ribaltamento completato al 60esimo con il tap-in di Joelson che punisce Pavarini per la seconda volta in 3 minuti, prima sconfitta della gestione Guidolin. Pareggio frizzante tra Triestina e Livorno, una gemma di prepotente bellezza apre le marcature. Diamanti incendia il sinistro al volo direttamente da calcio d'angolo. Minelli ristabilisce la parità calciando a porta sguarnita dopo il palo colpito da Milani. Finisce in parità anche il derby veneto. Al 25esimo Sgrigna regala uno sprazzo di poesia ai suoi tifosi stoppando in maniera magistrale il lancio lungo prima di depositare in rete. Bonucci interviene in spaccata sulla punizione dalla sinistra di D'Aversa e sigla il pareggio definitivo. Nell'anticipo del venerdì l'Albino Leffe va sotto di due reti con il Frosinone ma riesce a strappare il pareggio nel finale. Ed Ergriff ha il vantaggio dal dischetto nel recupero del primo tempo. Antonazzo con un tiro tutt'altro che irresistibile dai 25 metri sigla il 2-0 che sembra ipotecare la prima vittoria esterna dei laziali. Macellini entra dalla panchina e serve a Ruopolo l'assist per il gol della speranza. A 7 dalla fine Caremi rompe di testa sul cross dalla destra di Madonna e verga il 2-2 finale.